Vagnozzi, la tua impronta si vede su Marco, si vede, tu sei un giocatore, è stato un giocatore, lo sei, tenace, non molli mai in campo, insomma cerchi sempre soluzioni, lui gli stai dando una grande mano. Io intanto devo ringraziare lui perché io sono la prima esperienza con un giocatore del suo livello e il fidarsi non è mai facile, quindi sta lavorando bene e mi congratulo con lui perché ha lavorato tanto e si merita questa vittoria. Naturalmente sono contento anch'io, però diciamo che il merito è suo. Certo, vorrei leggere insieme a te la semifinale e la finale, due avversari molto molto difficili. Sì, diciamo che allora parto dalla semifinale. La semifinale con ieri ha giocato un primo set ottimo e poi dopo è sceso un po' fisicamente, arriva anche da due settimane toste e nella notte non era stato benissimo, quindi si è sentito, per fortuna l'ha portato a casa. Invece oggi penso che tutti e due i giocatori oggi sentissero la partita, sentivano la tensione di una finale, quindi magari non c'è stata la miglior prestazione che si sono viste qui al Garden, perché ho visto veramente belle partite, soprattutto da Marco, le prime tre partite con Quincy, con Kicker ha giocato molto bene. Però alle finali l'importante è vincere, non ci interessa giocare bene in finale, quindi l'importante è vincere, quindi siamo contenti. Bene, allora un grande in bocca al lupo a te, a Cecchinato, insomma andiamo avanti, no? Io voglio ringraziare anche voi che tutta la settimana siete qua e tutti gli anni siete qui al Garden e per noi è importante, diciamo per noi che nei challenger, io ho fatto una vita nei challenger, quindi dare visibilità anche ai giocatori diciamo non famosi, non primi 10 è importante, quindi vi ringrazio. Chiaramente lo estendiamo a tutto lo staff che ha messo la musica, a Patrizia, a Maurizio eccetera, però ti volevo dire che è bello seguirvi perché noi siamo appassionati, però è bello sentir parlare di tennis perché insomma tu, io so come lavori col cuore, capisci? No, a me piace, soprattutto piace e spero di raggiungere magari con Marco i risultati che non sono riuscito a raggiungere sul campo io, quindi speriamo, lavoro con entusiasmo. Volevo ringraziare anche il preparatore atletico di Marco, sì, che gli ha dato la possibilità di come fare, si chiama? Umberto Ferrara, che gli ha dato la possibilità di fare tre settimane di fila a questo livello e soprattutto che cura Marco da 5 anni e che mi ha fatto inserire nel gruppo molto molto bene. Perfetto. Invece l'allenatore come si chiama, che Marco non ha detto il nome? Sono io, Simone Vagnozzi. Ciao Simone, ciao a tutti dal Garden.